Eccoci qua con la seconda delle tre puntate dedicate al Friuli. C'è stato un problema della diretta su YouTube, ma andrà comunque anche in diretta su YouTube, registrato anche su YouTube domani, quindi non c'è problema. E la cosa bella è stato il grande successo che ha avuto la prima puntata, e quindi è stata una cosa straordinaria, anche inaspettata per me. La scorsa volta con me c'era Patrick Martini, e questa volta invece ho deciso di invitare, così per presentare questa puntata, di Sauris, questa mi senti? sì. Adesso ci siamo, credo. Allora, dico sotto a Beppe Montello se esce un attimo, perché forse è stata troppa gente che è entrata all'interno del canale e quindi qualcosa non ha funzionato. Però, intanto vi dico una cosa, che è la prima. Questo qui è Walter Bugliani. L'avrete Ciao a tutti. visto? Ciao, ciao. Scusate per la connessione che è andata un po' così, ma in questo momento, insomma, è saltata, non so perché. Allora, Walter è stato con me, è la voce di Video delle Carni, quindi è stato colui che mi ha accompagnato in 6 lunghi anni, nella mia storia, dall'inizio alla fine, nella prima apertura dell'albergo Dipendenze Pericolose a oggi. Insomma, Walter, che ci dici? Beh, intanto buonasera a tutti i tuoi ascoltatori video e audio contemporaneamente. Beh, intanto grazie per l'invito perché sai che è sempre un piacere chiacchierare con te. Ma guarda, le tue montagne qua stanno tutte bene, ti dico la verità. A parte il Quanta neve tempo, c'è? ma adesso ce n'è di meno perché adesso sono 3 giorni che piove, quindi la sta mangiando un pochino. Però insomma, il tuo zoncolan è ancora bianco, quindi piste battute, quindi Oh, mi hanno ci detto che potresti siete andare sommersi comunque. di neve, sono stati, Sì, vero?
Sì, assolutamente sì. Prima di Natale è venuto giù una meraviglia, tra Sauris, Sappada, Forni, Tarvisio, era uno spettacolo unico. Quest'anno che ovviamente non si poteva andare a sciare, no? Allora, come avevo detto all'inizio, non so se mi hanno sentito per la voce metallica, hanno detto che c'era veloce metallica, insomma, c'è stato questi problemi di traffico, però faremo due puntate, la prima è di Sauris, la seconda è di Sappada, insomma, sono delle cose bellissime, sono dei luoghi bellissimi che io intendo far vedere con questi filmati che sicuramente ritraggono me e Patrick ancora che oggi non c'è. Ci sei tu al suo posto, vedi di farne bere le dici, va bene? Assolutamente, cercherò di non Dai, figurarmi. vai, vai. Salite da Incubo è tornato. Ritroviamo Patrick Martini e i suoi ospiti in Friuli Venezia Giulia. Dopo la salita del Tersaria e di Sappada, siamo pronti per scalare una nuova, durissima vetta. Amici sportivi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Salite da Incubo. Oggi ci troviamo qui in Val Tagliamento, nel cuore della regione alpina della Carnia, naturalmente Friuli Venezia Giulia. Al mio fianco Emiliano Cantagallo, profondo conoscitore del territorio e naturalmente guida cicloturistica. Oggi Emiliano, partendo da qui, da Ampezzo, 562 metri di quota, ci addentreremo in Val Lumiei, in direzione Sauris, una salita molto conosciuta qui sul posto, molto affascinante, ma soprattutto alla ricerca di una località altamente turistica, sia d'estate che d'inverno. Ci incastreremo morfologicamente proprio all'interno di due montagne, passando attraverso il lago incantato di Sauris e raggiungendo Sauris di sotto, Sauris di sopra e arrivando a Caserarazzo, quindi a uno dei punti più alti. Caserarazzo, 1760 metri di quota. Oggi si può parlare di una salita davvero impegnativa, 1200 metri di dislivello ci aspettano. Piano piano andremo proprio a scoprire i punti più interessanti e più affascinanti di questa meravigliosa salita. Casco ben allacciato, siamo pronti per partire, facciamo partire anche la nostra strumentazione di bordo. Andiamo. Andiamo. Ci siamo appena lasciati alle spalle l'abitato di Ampezzo, poche centinaia di metri, poi subito svolta a destra direzione Sauris. Sauris che è contraddistinta da una lunga salita, come abbiamo detto, che ci porterà poi anche oltre a Caserarazzo, salita di 24 km e mezzo, quindi salita davvero esigente, perlomeno per la distanza, ma anche per le pendenze. Assolutamente, in questo momento entreremo dentro una bellissima foresta per poi entrare dentro cinque gallerie scavate nel cuore della montagna. Ecco, questa è la parte da godere nel primo tratto della salita che ci porterà sul meraviglioso lago di Sauris. Questo lago che sembra quasi finto, ha un colore stupendo, ma tra poco lo vedremo. È un lago veramente incantato. Siamo nel bel mezzo di una foresta caratterizzata da mille abeti che rinfrescano la mente, rigenerano, colpo d'occhio stupendo, ma soprattutto un asfalto invitante. A circa 8 km dalla nostra partenza, dal cuore di Ampezzo, si incontrano ben 5 gallerie molto molto caratteristiche, pavimentazioni in pavé, galleria scavata nella roccia, luci rossastre. Vi consigliamo vivamente di affrontare questi tratti con delle apposite luci bianche davanti e naturalmente rosse di dietro. Accendiamo? Vai! Insomma, Emiliano, qui c'è qualcosa di davvero davvero particolare. È come la sensazione di entrare un po' in inferno, però per poi prepararci al paradiso che fra breve vedremo. Voilà, primo segmento portato a termine. Lago di Sauris, 1000 metri di quota. Qui merita una sosta, eh. Dai, facciamocelo, te lo concedo. Siamo circa 11 km di percorrenza, lago di Sauris, magnifico.
Ci troviamo a 1000 metri di quota, prossimo step, Sauris, il comune, il vero comune di Sauris. Ci aspetta un tratto un pochino pianeggiante che fiancheggia il lago, quindi avremo modo di respirare, ma poi la salita riprende. Costeggiamo questo lago, ci addentriamo verso Sauris appunto. La diga, quanto è alta? 135 metri. 135 metri per paragonarla a un monumento nazionale, visto il mio accento, è la Basilica di San Pietro. Continuando ed attraversando quella diga si può intraprendere anche un'altra bellissima salita, che è il Passo Pura, una delle 49 salite che contraddistinguono questa Carnia. Eh sì, nel 2014 il Giro d'Italia, per esempio, con vincitore Michael Roger sullo Zoncolan, fece Passo del Pura proprio Caserarazzo, quindi questa qui che andremo a far vedere adesso, Zoncolan. Il nostro itinerario di oggi, senza Zoncolan. Sauris, tra l'altro, dovete sapere che è un graziosissimo borgo, adesso poi lo vediamo assieme, di neanche 400 abitanti ed è il comune più alto dell'intera Friuli Venezia Giulia, dell'intera regione. È qualcosa di davvero tipico. Inoltre, proprio lì a Sauris viene prodotto il prosciutto di Sauris IGP, lo Speck. Ma che dici, Patrick? Li proveremo? Ah, io me lo auguro, però nel frattempo ci sono ancora 700 metri abbondanti di dislivello da portare a termine. Si riprende a salire in modo abbastanza violento, siamo tornati al 10-11%. Il 10% è il minimo, perché qui vediamo 11, 12, 13 anche prima di arrivare a Sauris, dove poi, come hai detto tu, strapperà, diventerà dura all'interno del paese proprio. Sauris di sotto, eccoci, con i suoi 1200 metri di quota, ma soprattutto con questo centro, con questo passaggio all'interno della borgata. Siamo al 16%, Patrick. Questi scorci così romantici, se vogliamo, distolgono un po' la fatica dalle nostre gambe. E lasciamo il paese del prosciutto, che è Sauris di sotto, e andiamo verso quello della birra. Sauris, nel suo dialetto locale, viene proprio chiamato Zare. Qui a 1400 metri di quota, Sauris di sopra, si apre uno scenario incantevole. Ultimi 5 km di salita proprio per andare a svalicare questo Caserarazzo. Meno di 100 metri di dislivello alla cima di questa meravigliosa salita Caserarazzo. Ci siamo quasi, Emi. L'ultimo tratto c'è un qualcosa che arriva al 18%. Sì, ora qui chiede il conto. Mi consigli di mettere giù la corona piccola davanti? Assolutamente sì. La nostra salita è giunta al termine. Il Monte Bivera la fa da padrone qui dietro, 2460 metri. A un chilometro da qui Caserarazzo, ma la vera salita finisce qua, in questo punto, dove siamo noi. Il 24esimo chilometro è proprio qui. Io qui non finirò mai di accompagnare le persone, continuerò per sempre in questo territorio che, come hai visto, è patrimonio mondiale del ciclismo e patrimonio mondiale delle salite. Carnia, 7 vallate, 49 salite, il regno delle salite per il ciclista su strada. Dai quasi 1800 metri di quota di Sauris e della salita di Sauris e da Emiliano in mia compagnia è davvero tutto. Il nostro appuntamento è per il prossimo episodio di Salite da Incubo. Benvenuti in Carnia. Sette vallate, 49 salite. La tua Carnia e anche un po' la mia. La tua, dai, queste... dai, sì. Oh, allora dico che c'è una lacrima facile, Bugliani, quindi non fare cose strane, perché quando parlo con te, sì, quando parlo con te un po' è... A parte che quando sento, insomma, la vostra melodia, no?
Devo dire che mi manca, no? Io lì ho passato 3 anni vivendoci, inverno-estate, e poi 7 stagioni straordinarie, adesso vado per l'ottava, insomma. E abbiamo visto Sauris, la meraviglia della birra, e quindi visto che tu non sei... Posso dirti, te lo dico in slang, No, no. sei stronzo però, Io sono molto stronzo e quindi io bevo la tua. No, ma è quella lì? O è non è solo quella lì. richiamo? Devo andare da vado con un buon artigianale, birra artigianale, però ahimè la mia Zare qui non ce l'ho e non riesco a farmela ancora arrivare, però ci riuscirò. Beh, avete visto questa salita straordinaria e questo luogo che per me, insomma, è molto caro. Soprattutto per un particolare che mi hai insegnato tu ad apprezzare, a raccontare, perché come tutti i tuoi ospiti sanno, ma magari chi non c'è ancora stato e che vorrà venire a trovarvi e a passare tempo con te, sa che lassù tra Sauris e Casera Razzo, a più o meno 3 quarti di strada, c'è un posto per te molto molto significativo, no? Dove ti fermi sempre dopo la salita e lì Beh, mediti. No? allora quella erroneamente forse l'ho chiamata la mia panchina, è stata presa per spunto questa mia frase dicendo la panchina di tutti, mo si è comprato la panchina in romano, Ecco. come se io fosse mia quella panchina. Di certo quello è un luogo emblematico per me perché io decisi di venire in carne proprio sopra quella panchina. Io stavo ancora nello Stato del Vaticano e da lì parlai, forse perché molto vicino ai miei genitori, mia mamma di origine carnica e mio papà ciclista, di lasciare il Vaticano e venire lì. Nel fruscio di quegli abeti, ogni volta lo faccio ascoltare ai nostri clienti che arrivano, dico: ecco, questo è il mio posto preferito, perché qui ho deciso di cambiare la mia vita e dedicarla a voi, quindi a voi, a tutto il popolo carnico, a tutto il popolo friulano, perché poi noi siamo andati dappertutto. Certo. Pensa alla presentazione di oggi: c'era la salita di Porzus, no? Con scritto Friul Talcur, no? Che sta su quella bellissima salita fatta dal Giro d'Italia nel 2016, se non sbaglio, straordinaria fino alle Malghe, dove c'è l'Eccidio famoso. Beh, questa è tutta la Carnia, la Carnia. Quella vallata è la forra dell'Umiei, no? E l'Umiei che passa proprio attraverso Socchieve, o giù di lì, si incrocia proprio sopra Priuso. E Sempre si quindi, incrocia, no? sì, siamo sempre là. Di certo, questo è un momento dove l'estate un po' lascia il posto all'inverno. Intanto tu parli un attimo di carnia. Che cos'è la carnia? Dimmi. Dai, La no, de lo carnia. devi dire tu, lo devi dire. Parlami del dialetto, della lingua, di tutte queste cose. A te la scena, vai. Allora, diciamo che ti rivolgi a, tra virgolette, alla persona meno adatta, nel senso che chi mi conosce sa che io sono mezzo toscano e mezzo sappadino, e quindi anche la seconda parte in trasmissione sarà anche per me con la lacrimuccia, però io da sempre vivo qua, quindi la carnia l'ho fatta mia, e come mi dici spesso tu, forse sono un carnico un po' atipico, però amo la mia terra perché anch'io la sento praticamente mia, sono 50, 50 e passa anni che sono qua. La carnia è fatta di gente, oh, perdonami. La carnia è fatta di gente che ha voglia di lavorare, che lavora duro, che mette, come si dice qua, mette giù la schiena e va avanti, non si ferma davanti praticamente a niente. Il terremoto ne è stato, ahimè, buon testimone. E quindi è gente che, come fai scoprire sempre tu ai tuoi ospiti, una volta che riesci a intrufolarti tra i suoi sentimenti e nel suo cuore, poi diventi suo amico per sempre. È difficile, te lo dico da carnico, che è difficile entrare, Oh, guarda, però. a proposito di inverno, no? Perché poi l'inverno è rigido lì in Carnia, la gente però non è rigida, il popolo è un popolo straordinario.
Io invece ho scelto di far parlare a te della carnia proprio perché so che tu sei sappadino e so che sei il trade union fantastico, no? Di questa puntata tra la carnia e Sappada, che comunque è in Friuli da un po', diciamo. E quindi guarda chi c'è qua, guarda, Beppone! Ciao, buonasera a tutti. Dobbiamo parlare, insomma, di sport invernali, sicuramente. Giuseppe Montello, di tu che cosa ha fatto Giuseppe Montello e chi è? Allora, Giuseppe Montello è uno dei nostri prodotti, mi assumo la responsabilità di quello che dico, dei nostri prodotti tipici friulani, è nazionale di biathlon. E dove è nato? 2003. Lui è di Forni a Voltri. Ma è nato? Quello non lo so. A Tolmezzo, a Tolmezzo. Vabbè, molti dei carni sono nati a Tolmezzo. Però è a Forni a Voltri comunque, Forda Vuotri, è patria di questi personaggi, esatto. Qua. Vai. Poi lui è diciamo della location dove lui e Lisa, che tra l'altro sta scalpitando, vi avviso, si allena normalmente, fa parte della nazionale italiana del biathlon, dal 2013, se non ricordo male, Beppe è esordito, poi diciamocela tutta, Emiliano, Beppe è sfigato, perché ha un potenziale enorme, ma c'è sempre un intoppo fisico e ogni volta non riesce a esprimere quello che può dare. Quindi io mi auguro per lui che veramente, d'ora in poi, per noi umani il 2020 è stato un anno brutto, spero che per Beppe il 2021, già ha avuto dei buoni risultati nei campionati europei, quindi spero che questo finale di stagione lo riporti ai livelli che merita. No, io vi posso dire una cosa che devo, io questa parentesi la devo fare perché si parlerà molto di sport invernale, no? E di sci di fondo, di biathlon e di tutte queste bellissime. Voi vedete questo ragazzo, no? Io sono ciclista amatore, ovviamente. Qui si parla di persone professioniste e è facile parlare con lui perché a parte è un mio grande amico, così come un mio grande Mirko Romanin, un mio grande amico che purtroppo ha avuto un lutto in famiglia e quindi farei proprio le condoglianze a lui che doveva essere presente a sostituire è questo ragazzo che si chiama Giuseppe Montello. Ma ragazzi, qui si sta parlando, lo dico al pubblico del ciclismo, qui si sta parlando di atleti straordinari, cioè gli atleti che hanno nello sci di fondo la loro forza. Io ho parlato molte volte con questi atleti e certe volte ti trovi a parlare come delle persone normali, ma non è così. Cioè io dico a tutto il pubblico che ci sta sentendo che quel ragazzo non è normale e non è come un ciclista normale. Gli sciatori di fondo sono un'altra cosa e sono coloro che hanno, poi ne parlerò anche con un altro personaggio che sarà ospite, un VO2 max mostruoso. Sono coloro che riescono a stare a soglia a 190 battiti per quanto, sono coloro che hanno una tempra nel gelo, nel freddo, e sono l'orgoglio di queste terre che molte volte le si sentono solamente nelle Olimpiadi che il signor Montello ha fatto, a Pyongyang le ha fatte, quindi non state parlando con uno che ha fatto le Olimpiadi. Quindi io ti voglio bene, vi voglio bene come popolo, quello friulano. E sono contento che tu stai qui a parlare di questa cosa che è il biathlon. Il biathlon e quindi il Carni Arena anche. Esatto. Io intanto ti ringrazio per le bellissime parole e soprattutto anche per quello che stai facendo per la nostra Carnia. Anche secondo me è un posto bellissimo, solo che noi carnici forse abbiamo un po' il limite, non sappiamo promuoverlo come si deve, quello sicuramente, e tu su questo ci dai una grandissima mano, quello è, devo dire la verità, vista da fuori, vista da uno che comunque spesso è in giro, però fa veramente piacere tutto il lavoro che stai facendo e ti ringrazio. No, ma io ringrazio te per essere qua con noi e parlare un po' di questo sport che ai ciclisti è sconosciuto, però io ti posso dire che quando sono arrivato là, quando sono arrivato lì in Carnia, io i primi due anni, anzi il primo anno sono andato al Carnia Arena, questo è forte. Allora, mi sono messo gli sci di fondo, no? Ho messo lo sci di fondo, sono venuto al Carni Arena e chi è che si è avvicinato per primo, secondo te? Noina? Mirko.
Mirko Romanin adesso è allenatore della nazionale juniores, quindi è un grande, grande atleta proprio come te, e mi ha cominciato a spiegare che cosa era questo sci di fondo. Io alla fine della fiera io sono partito con questi sci ed ero fermo a 190 battiti, ma io ero fermo, quindi cominciavo a muovere queste bacchette e questi sci, ma poi ha cominciato a farmi innamorare di questa cosa, e l'inverno l'ho allenato. Ovviamente profanamente io non sono neanche accostabile a nessuno di voi, però ho cominciato ad allenarmi d'inverno con queste attività che sono lo sci di fondo e lo sci d'alpinismo nel Carni Arena, dove sono nati tanti campioni e dove ci sono anche già dei campioni in corso. Che tu mi puoi dire chi sono, qualcuno di questi che a Carni Arena si è allenato parecchio? Ma sicuramente c'è Luca Del Fabbro, c'è Luisa Vittozzi, ci sono tanti altri giovani che sicuramente faranno il bene della nostra nazionale. Luca Del Fabbro, che cosa è? Cosa ha fatto? Che cosa ha vinto? Lui ha vinto il campionato mondiale juniores di sci di fondo. È strano, dico, no. Tu lo dici, vedi che lo dite con una certa tranquillità, ma non è una cosa tranquilla. Di Saizzozzi, vabbè, ci parleremo dopo, ma che cosa ha fatto? Vabbè, lei ne ha fatti tanti. Ha fatto delle medaglie olimpiche, delle medaglie mondiali, è arrivata seconda generale nella Coppa del Mondo 2 anni fa, e tantissime cose farà ancora, quindi... Tu ti rendi conto, quando si parla di Carnia, Friuli, che cosa siete voi? Sì. Ma sì, probabilmente è come dici tu, per noi è la normalità, forse vista da fuori è un po' più grande, diciamo, però per noi è normale, no? Quindi faccio un po' fatica. Poi allora siamo abituati anche come tradizione con Sappada, Silvio, Pietro, Giorgio, quindi... No, adesso non mi svela gli ospiti che ci saranno dopo. Intanto a te ti saluto e ti voglio un bene dell'anima, e quella normalità di cui tu dici, di cui tu parli, è trapelata quando io ho fatto la festa del 110° Zoncolan, che stavate tutti lì con un calice di birra in mano. Mi viene da piangere un po', perché vedervi tutti là per me è stato qualcosa di eccezionale. Io, che sono stato e sono un cicloturista normale, vedere questi campioni vicino a me che mi davano la pacca sulla spalla e mi dicevano sei un grande, a me veniva da ridere, perché cioè, voi che mi dicevate a me sei un grande è qualcosa che non andava. Quindi io ti dico che ti do un abbraccio enorme, ti faccio un in bocca al lupo, e dai, grazie al lupo, tutti i tuoi traguardi che tu andrai a oltrepassare, perché li oltrepasserai. Quest'anno è un po' di pausa, ok? Però voglio che tu gli meni forti a tutti questi qua, in onore degli italiani e a nome del Friuli e della Carnia, va bene? Dai, io ti ringrazio, ringrazio anche Walter, e spero di vedervi presto, e di fare sicuramente qualche bella pedalata insieme. Eccolo, quindi ti do... Poi, io aspetto al bar. Okay. Va bene. Un abbraccio, Giuseppe. Ciao, un abbraccio grande. Un abbraccio. E adesso cominciamo a parlare un po' di Sappada, Giusy. Un abbraccio grande e forza, forza Carnia. A presto, un abbraccio. Ciao. Allora, adesso dovrebbe entrare. Aspettami, scusami, te lo dico in diretta, tanto sai che io e te le facciamo le cose molto spartane. Sì. C'è la tua futura ospite che ha difficoltà a entrare, vorrebbe già entrare da qualche minuto. Non riesce. Sai, ti risulta se riesce a entrare? No, non la vedo. Non dovrebbero servire né password né niente, corretto? Assolutamente no. Boh. Assolutamente. Allora adesso le ricomunico di... Il link è quello che ti ho mandato io, giusto? Esattamente. Perché sono entrati adesso tutti con quello lì. Ok, adesso provvedo io. Allora, intanto facciamo una cosa. Allora, mandiamo avanti la puntata, sicuramente, e facciamo vedere qualcos'altro. Allora, tanto se parliamo di questa persona che sarà ospite fra un po', parliamo anche di lei, perché lei è nata lì, quindi io avrò l'onore e il piacere di parlare con lei. Intanto però vediamo questa puntata, che parla anche del suo territorio, parla del territorio natio di tanti campioni, così, perché sì, oggi parliamo di bicicletta, ma oggi parliamo anche di un po' di turismo e un po' di sport invernali, quelli col cuore alto, quelli che hanno quell'ossigeno che non finisce mai. Ok, tanto vediamo questa puntata assieme. Vai, Walter. Vai.
Ben ritrovati in questo nuovo episodio di Salite da Incubo. Oggi ci troviamo a Sappada, nel cuore delle Dolomiti, tra il Cadore ed il Friuli. Andremo a scoprire una salita famosa, Cima Sappada, che ci porterà alle sorgenti del Piave. In mia compagnia Manuel, il sindaco di Sappada. Ciao Manuel. Vi do il benvenuto a Sappada Plon. Sappada Plon è un'isola etnico-linguistica unica nel suo genere, un bagaglio di identità culturali e storiche uniche. C'è questo rapporto con la natura ancora incontaminato, quindi una montagna autentica tutta da scoprire. Sappada, 1300 abitanti circa, ha dato i natali a ben 10 campioni olimpici, quindi è una media altissima. La nostra compagnia oggi pedalerà un campione olimpico, Silvio Fauner, e pedalerà anche con noi Emiliano Cantagallo, amico di Salite da Incubo e profondo conoscitore del territorio. La nostra salita, Silvio, prevederà un'ascesa di circa 9 km, Cima Sappada, 1290 metri di quota, rifugio Sorgenti del Piave, 1830 metri. Saremo all'ombra del Monte Peralba. Ti vediamo con la e-bike, con questa qui non avrai problemi. La cosa bella è riuscire a salire con questi nuovi mezzi, come in questo momento sto facendo io, per dare la possibilità a tutti quanti di percorrere questi tratti, di divertirsi, di arrivare in cima senza una gran fatica. A questo punto direi di partire. Andiamo, andiamo. Caro Silvio, dal centro nevralgico di Sappada, punto della nostra partenza, abbiamo raggiunto Cima Sappada, 1290 metri di quota. Da qui si inerpica la vera nostra salita, la vera nostra scalata. E questo è stato un po' negli anni scenario dei tuoi allenamenti, immagino. Sì, sicuramente. Nei miei anni, ma ancora adesso, gli attuali atleti, da Lisa Vitozzi e tutti i giovani che seguono, prendono proprio questa salita come allenamento, come test, sia con le schirolle che il mountain bike o bici a strada. Una salita che può trarre in inganno. Mai più traditrice di questa salita che io faccio almeno una volta a settimana, portando dei turisti qua. Scenario unico. Ecco, se vedi adesso sta spianando, ma fra un po' arrivano delle pettate, come si dice in gergo, del 18-19. 20%. E proprio questo è l'aspetto più bello di questa scalata, proprio questo è l'aspetto che appaga di più anche l'occhio. A 1500 metri di quota si incontra un tratto dove si può respirare. Salita fatta a scale, salita a gradoni. E qui è un secondo tratto dove possiamo rifiatare, possiamo approfittare proprio per rivivere insieme a Silvio Fauner ciò che innegabilmente ci ha fatto sognare tutti. Il tuo sprint, Lillehammer 94, oro olimpico, ancora oggi è un'emozione. Sì, ancora oggi è un'emozione anche per me, anche per quelli che mi fermano per strada e mi chiedono di raccontare quegli ultimi 500 metri di quella volata, che poi tutti quanti si ricordano la mia volata, però una gara in staffetta, quindi l'abbiamo fatta in quattro, l'abbiamo vinta in quattro. E pensate che di quattro atleti la metà erano di Sappada, quindi a un certo punto ci siamo fermati proprio a 500 metri dal traguardo, ci siamo fermati, ci siamo guardati, vai te, un po' come succede nel ciclismo, vai te, vado io. Ricordiamo chi era quell'altro oltre sì, a quell'altro, te. Quell'altro era Bjorn Daly, uno che in quella edizione ha vinto tre medaglie olimpiche. In quella volata là l'ho stravolta completamente, perché nell'ultima salita, quando ci siamo fermati, ci siamo guardati negli occhi, in quel momento ho visto la sua paura di non essere riuscito a staccarmi. Lì la mia gara non l'ho vinta negli ultimi 100 metri, ma l'ho vinta in quel momento là. Ti faccio una domanda un po' così, un po', diciamo, stuzzicante, ma qual è il segreto di Sappada per sfornare continuamente talenti di questo genere? Sappada è una cultura sportiva, soprattutto per gli sport invernali, molto importante. Ha dei club che lavorano sul territorio, dall'associazione Camosci, la UC Club Sappada, che fanno un grandissimo lavoro, ma con passione, e questo è il segreto sia
il segreto sportivo di Sapada. Nel frattempo la salita si sta inerpicando al 12%, quindi stiamo affrontando un tratto molto impegnativo. Aumenta l'altitudine, aumenta anche la difficoltà. Sapada da 3 anni a questa è stato inserito nei borghi più belli d'Italia. Un anno e mezzo fa è la prima località in Italia con la certificazione di comunità sostenibile. Modalità stambecco attivata, 15% a salire, non a scendere. 19 qua. Momento sicuramente più impegnativo di tutta la salita. Pendenze che arrivano al 18-19%. È vero che manca poco, perché siamo a circa 2 km dalla vetta e all'incirca siamo a 150 metri di dislivello dalla fine. Emiliano, tu di cicloturismo sei il guru, se così si può dire. Qui sicuramente il cicloturismo trova pane per i suoi denti, trova uno scenario unico. Beh, proprio in questa curva precisa dove l'hai detto, ti va ad aprire uno dei punti più belli davanti ai nostri occhi, il Peralba sulla destra. E questa strada che sembra descriverci la via per andare in paradiso. Intanto noi stiamo giungendo verso la fine della salita, spettacolo scenico da una parte, ma mi dicono anche spettacolo enogastronomico. Ah, qui si mangia bene, si beve bene, gente straordinariamente ospitale. Silvio, ci siamo giunti qua in cima alle sorgenti del Piave, 1830 metri di questo splendore. Il Giro d'Italia a Sapada è giunto in due occasioni particolari. L'ultima nel 2018, che proprio a Sapada Simon Yates è giunto solitario in maglia rosa, ma quella che ha fatto più scalpore, quella che è rimasta nel cuore degli appassionati di ciclismo, è l'edizione del 1987. Il golpe, perché lì si trattò veramente di un golpe, all'interno del team Carrera, la diatriba tra Roberto Visentini, che si giocava il Giro d'Italia, e Stefan Roche, che poi quel Giro d'Italia se l'è aggiudicato. Una terza edizione quassù alle sorgenti del Piave sarebbe qualcosa che, per noi appassionati di ciclismo, sarebbe qualcosa di fantastico. Sì. Arrivati! Eccoci qua al nostro fianco, il rifugio delle sorgenti del Piave, ma soprattutto la vera sorgente del Piave, lo specchio d'acqua che dà proprio l'inizio di questo fiume che ha segnato la storia per tanti, tantissimi aspetti culturali della nostra nazione. Silvio. Sì, arrivare qui dà sempre quell'emozione, perché ripensare a quello che è stato lo scenario che è stato 100 anni fa, purtroppo con tutti i morti che ci sono stati in questo scenario, crea sempre quel nodo in gola, quell'emozione, ed è giusto ricordarlo. Monica, si può dire, dalle medaglie olimpiche all'enogastronomia si è sempre al top. Sempre al top, sempre terra di campioni. Sempre terra di campioni, sempre terra con uno scenario fantastico, uno scenario unico, meraviglioso. Siamo in Friuli Venezia Giulia, benvenuti a Sapada. Bene, sicuramente questa è una delle cose più belle da far vedere per quanto riguarda un percorso ciclistico, perché le sorgenti del Piave sono una delle cose più belle, parte proprio lì da Sapada e parte precisamente, se l'andiamo a fare tutta, proprio da Carniarena, passando attraverso Sapada, oppure se si prende dall'altra parte, e poi arrivando su sotto il Peralba. Però abbiamo detto, voi insomma avete visto che con me pedalava un campione olimpico, no? E lì quella terra è una terra, non lo so per quale motivo, non so se bevono quell'acqua, non lo so per quale motivo, ma adesso, siccome prima non era riuscita ad entrare Walter, adesso faccio partire questi 2 minuti per presentare questa ragazza straordinaria. Che io non conosco, No! No, non la conosci, però guardala un attimo, a parte la sua forza, di una bellezza esplosiva e di una regalità quando scia,
insomma, io rimango sempre così davanti al televisore, però è Sappadina Doc, e, è il lustro di questa splendida città che, con cui poi, con la, della quale poi parleremo anche con Monica, direttore del consorzio turistico. Però guardatela un attimo, guardate, vedete se non è come dico io. Mi ricordo che però ho iniziato con la discesa e mi ricordo che mi sono rotta una gamba, è stato traumaticissimo, però poi è stato quello che mi ha fatto cambiare sport, decisamente. Marie Doren, che è una francese, e cioè, ho avuto la fortuna di gareggiare gli ultimi anni della sua carriera insieme e per me è stato molto emozionante. Sai che non ne ho mai vista una. No, sembra strano, però a parte le mie non sono mai andata a vedere una gara di biathlon. Cioè è andata per gradi, non ho mai avuto il sogno di dire farò questo nella mia vita, però è stata una cosa costante che in base ai risultati e comunque anche la mia forza di volontà e di arrivare, pian piano mi si è aperta più lo scenario di dire forse farò questo da grande. Sono stata sicuramente in Svezia, dove sono arrivata 36esima e ero molto felice, quello me lo ricordo. Ho fatto un podio con la staffetta mista a Kontiolahti in Finlandia, e un ricordo molto bello perché era molto inaspettato, erano le mie prime gare in alto livello e è stato proprio soddisfacente. La mia prima vittoria l'ho fatta a Oberhof in Germania nel 2019. Ho fatto doppietta, quindi è stata molto particolare quella tappa. Batte! Gli diamo il benvenuto? Assolutamente sì. Glielo diamo? Sì. Ciao Lisa! No! Ciao! Che ciao! Ciao! Dura, ma finalmente no, aspetta un attimo, innanzitutto qua è una cosa tra familiari perché... Facciamo outing? Sì, lo facciamo perché Walter è tuo cugino, se non sbaglio. Sì, è vero. Quindi io adesso vi lascio a lui la parola per farti delle domande, però la cosa che mi viene da dirti è enormemente grazie per tutto quello che fai per l'Italia e per questo territorio, anche per il ciclismo, perché in bicicletta dice Leni, lo so, anche con qualche maglia anche. Anche con qualche completo pendenze pericolose, eccolo. E io di questo ne sono onorato, perché un atleta formidabile come sei tu, se si mette il mio completo io insomma friccica il cuore, come si dice a Roma. Walter, a te l'ospite d'onore, ho promesso che gli rubavo 5 minuti, quindi non fa 5. Vai. Allora Lisi, beh, tanto un bacio. La prima domanda semplice che è la più importante, la più banale: le tue sensazioni a 3 giorni dai mondiali di Pokljuka? Le mie sensazioni sono sempre belle prima dei mondiali, è un appuntamento che ci lavoro da tanto e tutto l'anno con questo obiettivo, e quindi sono carica al massimo per dare tutto il mio meglio e spero di raccogliere qualcosa, che fino adesso purtroppo mi è sempre mancato qualcosa, ma non si molla mai e quindi si tiene duro. Allora. Allora, diciamo, questa stagione è stata un po' strana, no? Per te in particolare, perché, per tutti a livello di preparazione, perché purtroppo a causa del Covid avete dovuto sconvolgere un po' i vostri programmi, eccetera. Tu hai cambiato anche il tuo modo di tirare, quindi quest'anno secondo me è stata una stagione un po' un punto zero per te. A che punto sei? Dove pensavi di essere meglio e dove ti manca ancora qualcosina da crescere? Ma onestamente quando si tende a cambiare le cose non sempre vengono subito facili, nel senso che io ho lavorato molto quest'estate su soprattutto il tiro, non che mi mancasse qualcosa ma perché volevo essere al 100%.
Solamente che mi sono ritrovata a novembre a saltare il pezzo più importante della preparazione in vista delle gare e quindi mi è mancata la sicurezza nell'affrontare il primo periodo di gare che era importante per me e mi sono ritrovata ad essere catapultata nelle prime gare e senza la preparazione e senza la forma fisica che dopo il Covid era proprio sotto le scarpe. Vero. Quindi è stata una situazione sempre in rincorsa e che le certezze, anche se ne avevo, sono scomparse. E nel biathlon sappiamo bene che se non sei al 100% non riesci. Poi io vorrei dire una cosa, Walter, è importantissima per coloro che ci stanno guardando e riprendo un attimo il discorso da quello che avevo fatto con Giuseppe Montello, che prima è intervenuto. Siamo davanti a un atleta di caratura internazionale. Io leggo medaglia di bronzo alle Olimpiadi e due medaglie d'argento e due di bronzo ai mondiali, no? Se non sbaglio. Quindi il fatto che tu stia qua con noi a parlare ti rende già al di fuori del comune, perché sei veramente. Io ho parlato prima, Lisa, della semplicità e della grande forza di questi atleti, no? Dello sci di fondo, perché io l'altra volta ho fatto la festa dei 110 Zoncolan che ho scalato e sono venuti tutti quelli del biathlon a darmi una mano e a offrirmi una birra. Io quando vedo te, vedo comunque una ragazza straordinaria che però fa parte di un territorio e che questo fa brillare l'Italia. E queste molte volte non viene preso in considerazione, cioè nel senso viene preso in considerazione solo nei grandi eventi, dai mass media o dai media. Però nel territorio, cioè nel Friuli stesso, voi siete la forza della natura e siete coloro che fanno risplendere questa terra a tutti quanti. Lo leggo nei tuoi occhi, lo leggo nel tuo viso e io ti farò te spudoratamente adesso, quindi. Grazie, Dai, grazie dai, mille, dai. quindi era quello che volevo intrufolarmi e dirti, niente più, se non Grazie. anche una domanda: come usi la bicicletta in estate per allenarti? Come? Come la usi? Cioè, quanto la prendi così? Ma tantissimo. Cioè, in realtà la uso veramente tanto, un po' perché mi piace, sono appassionata. Ovviamente io sono una che piace stare poi tante ore, fare giri con minimo 2500 di slivello, No, è quelle bellissimo. cose che danno proprio la soddisfazione di dire, cavoli, oggi sono proprio contenta del mio lavoro. Ecco, la cosa fantastica che io dico, perché io sto in mezzo ai cicloamatori, no? Quindi il cicloturismo, tutti quanti. Allora vengono quei ciclisti che sono convinti, no? Convintoni lì. E io sono amico, amicissimo di Mirko Romanin. Allora, Mirko Romanin, come sai, no? Lui è un atleta, allenatore, sci di fondo. Non ha raggiunto ovviamente i tuoi livelli e tutto quanto, no, comunque non ha ambito a medaglie o queste cose qua, però Mirko Romanin è colui che detiene con 1500 km sulle gambe la scalata sullo Zoncolan di 48 minuti. Questo per far capire, no, la forza di questi atleti straordinari, e anche la tua, che neanche oso immaginare. Quindi, proprio per far capire questo, gente si fregia di averlo fatto con meno di un'ora. Ecco, quel ragazzo con 1500 km sulle gambe è partito con la bicicletta e l'ha fatto con 48 minuti. Quindi, questo per far capire anche la forza che avete all'interno di quel corpo, che è perfetto, è strutturato e ha questi VO2 Max che sono incredibili. Io ne stavo parlando con Giancarlo Fisichella del VO2 Max, dei fondisti, e lui diceva: dai, Emilia, non scherzare, è impossibile. No, fidati, è proprio così. Hanno un V2 Max superiore agli 80. Poi me lo farò confermare con un altro ospite che verrà dopo di te. Io, per quanto mi riguarda, ho finito. Avevo promesso di rubarti prima dei mondiali 10 minuti. Quindi, Walter, se tu vuoi aggiungere qualcosa, o se no. L'ultima cosa, ma a parte che io l'amo pazzamente, perché insomma, Ma no! come atleta e come cugina, quindi. No, chiedo a Lisa una cosa seria, l'ultima. Il tuo obiettivo minimo per Pokljuka, cosa ti aspetti da te? Fai pure tutte le scaramanzie, che vuoi. Partendo dal presupposto che pretendo sempre troppo da me stessa, Vero. vorrei non pensare troppo a quello che vorrei, ma a fare quello che so fare e poi quel che arriva, arriva.
Brava. Dai, Elisa. Dai. 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 Va bene, ti abbraccio forte, buona serata. Abbraccio. Grazie di averci fatto A compagnia e presto. grazie, ecco, che questa splendida atleta ci ha fatto compagnia per questi minuti con noi. Grazie. Grazie a voi. Ciao Lisi, Ciao. bocca al lupo. Ciao, ciao. Vedi perché io mi sento troppo emozionato a fare queste cose qua? Cioè, infatti, io che c'entro in mezzo a sta gente? Come te, Bugliani, ma che c'entri in mezzo a sta gente? Ma io sono qua solo perché sono suo cugino, che mi ha chiamato Oh, per quello, ti dico la verità. mi è arrivata un'altra birretta nel frattempo. Porco giù, arrivo avanti acqua, pensa a te come siamo messi male. Questo te lo rinfaccerò per sempre. Ma una cosa bellissima, abbiamo parlato di Sappada. Sicuramente Sappada è una location straordinaria. Lo scorso anno, se ti ricordi bene, abbiamo fatto Alpi Friulane Bike Party lì, e artefice di tutto il successo anche di Alpi Friulane Bike Party, perché poi insomma io gli ospiti di questa puntata me li tengo all'ultimo e me li sparo come le cartucce. Uno di questi ospiti è sicuramente Monica Bertarelli, ed eccola qui, Monica Bertarelli. Oh! Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Monica. Ragazzi, Ciao. benvenuti con il direttore del consorzio turistico di Sappada, cioè quella che gestisce tutte le manovre turistiche all'interno di questa meravigliosa, come abbiamo visto nel filmato, meraviglioso paese, culla di campioni olimpici, con il quale poi ne parleremo con qualcuno, però ancora non dico nulla. E niente, spiegaci un po' tu la tua Sappada vista nell'ottica di questo filmato, quindi del ciclismo, perché intanto questa è una trasmissione che vedono molti ciclisti. Sto cercando di parlare un po' di sci di fondo e bicicletta proprio per far vedere che c'è un trait d'union fondamentale, che è la sofferenza, no? Quindi il grande sacrificio, e quindi queste doti che appartengono a questa popolazione fantastica che è quella montana. Quindi sicuramente Sappada ha nel suo DNA proprio questo qua. Raccontaci di Sappada. Sì, hai detto bene, la resilienza fondamentalmente, no? Che accomuna anche la bravissima, oltre che spettacolare, perché di una bellezza unica, Lisa Vitozzi, ma con tutti gli altri nostri campioni. Resilienza di cui stanno dando dimostrazione i nostri operatori economici anche in questo periodo di grandissima difficoltà, perché la montagna forse è stata l'ultimo dei pensieri per i nostri addetti ai lavori, che hanno pensato appunto a cercare di in qualche modo far sopravvivere le realtà economiche del nostro paese. Però la montagna avrebbe bisogno di molto di più, ma non voglio aprire questo capitolo. Però per ricollegarci alla resilienza di cui parlavi tu, nel senso di sacrificio, l'impegno ad ogni costo, sforzarsi di arrivare a un risultato in condizioni spesso avverse, parliamo anche degli allenamenti, no? Beh, tu sei un grande testimonial della fatica attraverso il ciclismo, la stessa cosa si può dire per i nostri fondisti. Anche se in bicicletta andate con temperature decisamente migliori rispetto agli allenamenti dei nostri campioni olimpici, no? Ma questi ragazzi che ci seguono, questi ragazzotti che ci seguono in diretta adesso non lo sanno, però quello che fanno i vostri campioni olimpici è qualcosa di straordinario, io lo so, ne sono testimone. Tra l'altro Vai, vai. noi vantiamo un record, no, a Sappada, che è quello del più alto tasso, del rapporto più alto di popolazione rispetto alle medaglie olimpiche. 1.300 abitanti, 10 medaglie olimpiche, di Scusa cui se è 5 poco. è scusate poco, sì, ma a livello internazionale proprio. Diciamo che ce la giochiamo con Paluzza, dove ci sono i fratelli di Centa, Manuela e Giorgio, però ahimè il loro comune è più ampio rispetto al nostro. Hanno più abitanti e di conseguenza il rapporto, logicamente, riusciamo a trarne noi massimo beneficio rispetto a loro, però ciò non toglie che tutta la nostra regione sia una terra di campioni, dove i nostri atleti dimostrano grandissimo impegno e di saper arrivare a eccellenti risultati. Quindi Io diciamo cinque medaglie. una cosa che ti volevo dire e strappare un po' dal tuo cuore in particolar modo è la Sappada che conosco io dal punto di vista turistico, quale perla straordinaria, incredibile, che il Friuli, te lo dico, adesso lo dico nella mia maniera, si è accaparrato in qualche maniera, quindi è straordinariamente favorevole per il Friuli avere questa regina straordinaria che è all'incrocio, dico io, e che è quell'equilibrio straordinario e stratosferico tra il turismo,
quello, no, di massa, un po' passami il termine, un po' marchettaro, e il nulla cosmico. Allora Zapata è proprio lì in mezzo, si distingue per la sua straordinaria struttura, bellezza montana, però è tutto straordinariamente educato e bello quando si entra, e pulito e quando si vede. Quindi parlami un po' adesso degli sport invernali che state praticando, adesso che gli impianti sono stati chiusi e tutto, come prosegue la montagna adesso in inverno? Ma la montagna per noi questo è stato un po' un anno zero, no? Una grande sfida, perché con gli impianti chiusi questo poteva rappresentare un grosso problema per le località sciistiche, noi che siamo il sesto polo sciistico della regione Friuli Venezia Giulia, però abbiamo potuto dimostrare, nonostante i colori, quindi l'arancione e il rosso non ci abbiano in questo agevolato, che la montagna a Zapata è per tutti, è una montagna democratica, perché non bisogna necessariamente fare sci alpino per poter vivere la neve come si è potuta vivere quest'anno. Quindi dallo sci di fondo, che trova a Zapata uno stadio eccellente, famoso in tutto il mondo, ma anche l'escursione con le ciaspolate e poi cani da slitta, la visita della Zapata vecchia guidata durante sia il giorno ma anche durante la sera, con tutta la suggestione del crepuscolo. La stessa cosa vale per le uscite, appunto, di trekking, di sci alpinismo, accompagnate da guide esperte, quindi hanno consentito e consentono tuttora di essere completamente sicuri, non solo dal punto di vista del Covid, perché logicamente, come abbiamo detto, ma l'ha fatto anche Sauris, l'ha fatto tutte le nostre località montane, il distanziamento sociale in montagna, soprattutto d'inverno, è incluso, diciamo, no? Fa parte del pacchetto. E poi la possibilità, appunto, di vivere la montagna, di vivere la neve in maniera semplice, no? Un po' come dicevi anche tu prima, si può decidere di indossare gli scarponi e di fare delle pendenze pericolose anche con gli sci, e invece si può decidere semplicemente di indossare un normale paio di scarpe e un abbigliamento non necessariamente tecnico e fare delle bellissime escursioni. Quindi noi abbiamo offerto comunque ai nostri ospiti la gastronomia nei tempi e nei modi in cui si poteva, le escursioni in posti molto suggestivi per chi è più allenato fino ai laghi d'Olbe, per chi invece vuole fare meno fatica nella Zapata Vecchia o al laghetto delle Trote. E poi appunto divertirsi, imparare a fare il fondo, perché questo è stato l'anno in cui abbiamo potuto far capire l'importanza e la bellezza soprattutto di questo sport alla portata di tutti. Logicamente c'è il distinguo poi tra principianti ed esperti. E poi abbiamo dato la possibilità, e diamo la possibilità ai nostri ospiti, pensa Emiliano, di sciare con i nostri campioni. Quindi Paolo e Potter scendono in pista con chiunque, e la bellezza non sta solo nel fatto che magari si riesce anche a imparare qualche trucchetto del mestiere, ma poi viene raccontato da Silvia e Pietro, viene raccontata la loro storia, cosa hanno fatto, come sono riusciti a vincere, qualche segretuccio e qualche aneddoto che non hanno mai raccontato alla stampa. Quindi solo sciando con i campioni si riesce a vivere questa emozione. E poi forse anche un aperitivo. C'è qualcuno che dice: bel concetto di Zapata, montagna democratica, espresso da Monica Bertarelli, è l'amico Luigi Segale, che è un grande del movimento ciclistico in Friuli. Io leggo qua. Se noi pensiamo alle famiglie anche, adesso è inutile girarci attorno, però se pensiamo a quanto può costare una settimana sugli sci di discesa, intendo, con gli ski pass, con l'attrezzatura, con l'abbigliamento tecnico, e bisogna essere alla moda, perché se no è antidemocratico, va bene perché deve essere anche per loro la montagna, però noi vorremmo che davvero tutti potessero gustare il sapore, il profumo, la magia, la bellezza della neve in montagna. Comunque, deve essere per tutti. Non ti preoccupare. Vedi, c'è gente che già scrive: Simone, preparati che per quest'estate si va a Zapata. Io dico: andateci anche quest'inverno, perché secondo me merita sia d'estate che d'inverno, come la Carnia e Sauris. Zapata è sicuramente una regina incontrastata delle alte quote. Quindi io intanto ti saluto e ti do un abbraccio, perché poi lascerò lo scettro e la testimone all'ospite, diciamolo, dai, non per sminuirti, però è più illustre. l'abbiamo visto sul video, e sicuramente adesso avranno voglia di vederlo anche i nostri amici. Ma Walter, io non ti ho fatto parlare con Monica perché sono geloso. Io Monica la sento la sento sempre, la vedo sempre, è una donna straordinaria di turismo, come ce ne sono, devo dire la sincera verità, nel Friuli molte donne si muovono nel turismo,
Non, cioè, per fortuna. È una cosa, cioè, che donne che mi sembrano certe volte, però sono molto operativi. Io ti do un abbraccio grande a te. Emiliano, grazie per questa opportunità, grazie, saluto anche Walter e tutto il resto della nostra Mario. Bellissima regione, ecco. E la Carnia in particolare. Dimmi, Walter. Posso dire? No, dico una cosa, io, con Monica personalmente non ci conosciamo vis-à-vis, ma io la conosco. Male. Perché era una grandissima speaker radiofonica, forse tu Emiliano questo non lo sai, no, a parte la parentesi, vi vedo adesso lì inquadrati e avete una grandissima cosa in comune secondo me, entrambi non siete diciamo tipicamente friulani, beh Monica prendetelo in senso lato. Ce l'ha detto Monica, ce l'ha detto. Lo no, sapevo. Sono un terrone in me, in effetti. No, no. Io però sono un terrone forte. Io no, nel senso che Amy, tu conosciamo quello che stai facendo per la Carnia. Stessa cosa per Monica, che in una realtà come Sappada, che non le apparteneva fino a qualche anno fa, ha sposato appieno quello che è lo spirito di uno che deve promuovere un territorio, i suoi valori, e quindi. Tanto di cappello a Monica, volevo solo dire. Gentile, grazie Walter. Beh, comunque a Sappada risulta facile farlo, eh? Con sì. Sappada e a Sappada risulta facile. Io sono più forte, Monica! Io sto dentro proprio il Chiarniei, perché io, mia nonna è sepolta lì in Carnia, quindi io ci vado dal 74, lì a Sappada anche. Io stavo lì sulla statale a guardare i cerbiatti ogni volta che venivo con papà e con mamma, insomma io a quelle terre ci sono nato e legato. Per rispondere alla domanda che ha fatto lui, io lo cazzo sempre perché dice sempre: ma perché un romano deve fare quello che dovrebbe fare un friulano, oppure perché Monica che non è, allora basta domande, l'importante è che si faccia e tutti insieme, che è la cosa più importante di tutti, va bene? Un abbraccio grande. Ciao Monica, intanto ciao, lancio un attimo. Grazie a tutti, grazie. Ciao. Lancio un attimo un filmato per presentare il prossimo ospite che tu conosci bene. Un abbraccio. Commettere errori in questo momento. Succhia ruota. Sì, adesso mancano Deli. Circa ecco qui. 400 metri all'arrivo. Signori, trattenete il fiato. 400 metri all'arrivo, c'è una curva molto stretta. Ultima che salitella. Avvia rettilineo finale. Ultima salitella, ancora dietro Deli. Eccolo qui. Ecco, si entra nello curva. Stadio, signori. Eccoli qua. Forza Silvio, vai Silvio. Vai, 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 vai. Partono proprio simultanea, allo stesso passo, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro. 100 metri al traguardo. 100 metri, cerca di allargarsi e attacca all'esterno. Ce la fa Silvio, sì, ce la fa. Primo. Più grande nazione. Primo. Del fondo, attenzione ancora. Primo, Italia del fondo. Diciamo che non è nemmeno stata una volata perché Silvio si è prestato davanti. È sempre stato davanti. Lo ha prima abbracciato e il pianto del mitico Deli. Troncato fianco a fianco in una gara gomito a gomito da questo ragazzo, ripetiamo, di Pieve di Cadore. Questa è storica. Di questo Sappada, vive a Sappada, risultato. L'ospedale è nato all'ospedale di Pieve di Cadore, 25enne, ha condotto la più grande gara di fondo della storia italiana. Formidabile Maurizio De Zotto che ha cambiato con 10 secondi di distacco. Eccezionale Albarello che ha riagganciato il grande Ulvang. Ancora stupendo Vanzetta che non ha mollato Alsgard addirittura portando il testimone in testa e poi Fauner. Beh, scappava la lacrimuccia quasi. Io ti dico la sincerità, anche se non lo vedo adesso perché non lo sto vedendo sulla videocamera, insomma. Anzi no, adesso sì lo vedo. Io ti dico una cosa prima di lanciarlo un attimo in parlare. Siamo andati lunghi perché non si può non andare lunghi con questi personaggi di questo calibro, sicuramente. L'ho lasciato per ultimo perché io personalmente quella botta che diede a Bjorn Daly me la ricordo come fosse ieri, ed ero insomma, nel 94, insomma, avevo 20 anni e stavo lì davanti e guardavo questa persona che a forza di botte che dava così mi ha fatto saltare in aria e mi ha fatto sentire italiano. Un saluto enorme e gigante all'amico, atleta
Silvio Fauner. Ciao Emiliano, ciao Walter. Ciao Silvio. Io sinceramente sono emozionato, sono enormemente emozionato a parlare con te, perché fino adesso abbiamo parlato con grandi personaggi proprio di grande calibro, perché abbiamo parlato con Giuseppe Montello, che insomma è un uomo che ha fatto le Olimpiadi, poi abbiamo parlato con Lisa Vittozzi, abbiamo parlato con Monica Bertarelli, che è comunque direttore del consorzio turistico di Sappada, però adesso io sto parlando con una medaglia d'oro alle Olimpiadi. È una persona che non è che ha vinto solo, ha vinto anche 2 argenti, 2 bronzi alle Olimpiadi, e ha vinto 1 oro, 2 argenti e 4 bronzi ai mondiali. Per me è un onore parlare con te, Silvio, io te lo dico sinceramente, sebbene come tutti i personaggi che sono arrivati prima di te, hai lo stesso massimo comune denominatore straordinario. Io sono venuto a pedalare con te in questa puntata che abbiamo visto delle sorgenti del Piave, e mi è sembrato da conoscerti già da tempo, perché come tutti questi atleti, oltre alla grande forza, straordinaria forza che avete, avete anche una normalità nel vostro mondo, che forse è troppo normale, e forse per quello, non lo so, è così magari famoso solo nei momenti dei mondiali o delle Olimpiadi, però secondo me questi personaggi, un personaggio come te, se ne dovrebbe parlare 365 giorni l'anno. Io oggi nel mio piccolo sto parlando di te e di quello che fai anche nello sport di Sappada e anche nel turismo di Sappada. Grazie Silvio, benvenuto a Pendenze Meravigliose. Grazie, troppo gentile. Ti faccio fare delle domande da Walter, che è il giornalista preso oggi, va bene? Ok. Che non sono giornalista, ma per Emiliano vai, sono giornalista. Vai Walter. Allora Silvio, no, prima domanda, curiosità extra sportiva, com'è fare l'assessore? Impegnativo perché vieni catapultato in un mondo che fino a un anno e mezzo fa a me non apparteneva. Diciamo, io ho fatto l'atleta professionista fino al 2006. Da lì mi sono sempre messo in gioco. Nel 2007 ho fatto, senza avere diciamo una grande esperienza, ho fatto il direttore tecnico delle nazionali sci di fondo fino al 2014, vincendo, perché chi ha vinto sono gli atleti, ma contribuendo, dando un piccolo contributo nel vincere una Coppa del Mondo distance di Pietro Piller, una medaglia alle Olimpiadi di Vancouver di Pietro, un titolo mondiale nella gara sprint. Quindi anche lì, non essendo esperto, che arrivi da un mondo dove quello dell'atleta, dove sei abituato per anni ad avere tutto il mondo al tuo seguito per cercare di darti tutto e di più, da un giorno all'altro devi svestirti di quello di quello che sei, di quello che hai fatto, e metterti a disposizione magari anche dell'atleta che arriva cinquantesimo a un campionato del mondo. Per me è stato un grandissimo onore sicuramente, e sono situazioni che ti fanno crescere. Da lì un anno e mezzo fa, quasi 2 anni, ho deciso, per rispondere alla domanda di Walter, ho deciso di schierarmi in prima persona, ma non perché io sia politico, ma per cercare di fare qualcosa, per cercare di dare un mio contributo a quello che è la mia Sappada, perché Sappada la conosciamo tutti, ha un potenziale enorme sia d'estate che d'inverno, e credo che persone che girano il mondo possono avere una visione diversa rispetto a quelli che difficilmente escono da Sappada. Non è detto che sia
una visione migliore, però quando c'è un confronto credo che la cosa sempre sia sempre positiva. È bellissimo leggere i messaggi, no, che arrivano. Ho scritto grazie Silvio per quella 4% che fece calare il gelo, quello vero a Lillehammer. Insomma, e questi sono tici da Napoli, da Roma, dappertutto ci scrivono. Le immagini di Silvio Fauner che vince l'Olimpiadi sono stampate nella mia mente come fosse ieri, e anche le mie. Sinceramente è una cosa bellissima vedere anche quello che fai per lo sport oggi, però mi ricordi un attimo i nomi dei vincitori lì, delle medaglie olimpiche di Zapata? Li ricordiamo un attimo tutti insieme, che oltre a te hanno contraddistinto la storia di questo sport nel mondo. Ma diciamo che al momento siamo, come ha detto Monica prima, siamo a 10 medaglie olimpiche. Io credo e spero che le giovani generazioni questo piccolo primato riescano ad aumentarlo, perché per il momento siamo in tre con un totale di 10 medaglie olimpiche, io, Pietro Piller e Lisa, ma ci sono grandi, grandi atleti, la stessa Lisa, ricordiamo che quest'anno è una stagione che potrebbe prendere come transizione, anche se comunque l'atleta ci prova sempre fino all'ultimo, però ricordiamo che il prossimo anno ci sono Covid, permettendo, ci sono le Olimpiadi in Cina, dove sicuramente Lisa ha delle grandissime chance. Abbiamo poi anche nello sci alpino un Emanuele Buzzi che più volte nei primi sei, nei primi 10 nella discesa libera, quindi questi sono tutti quanti potenziali atleti che possono incrementare questo primato. Non dimentichiamo poi Giacomo Kratter alle Olimpiadi di Salt Lake, un quarto posto, io direi un po' molto rubacchiato a favore di un americano, però purtroppo quando c'è un punteggio di mezzo si sa che non sempre le cose coincidono. Qui leggo un messaggio da parte di Luigi Segale: nella staffetta olimpica Fauner fu lanciato da Maurizio De Zolt nell'ultima frazione, so che Silvio ha avuto sempre un bel rapporto con lui anche da Borghesi, lo confermi? Ah, assolutamente sì, diciamo una cosa che a me piace ricordare è questa. Io all'epoca, 13enne, 14enne, quindi ragazzino alle prime armi a livello regionale, e con la mia società, con l'allenatore, ogni pomeriggio facevamo allenamento e ogni tanto vedevamo un atleta piccolino che sgambettava come non so cosa, che ci passava davanti a velocità quadrupa. E lì noi come ragazzini, come ogni ragazzino fa, quando vede un proprio idolo, incomincia a fantasticare, quindi che bello sarebbe riuscire a fare le gare che fa lui, che bello sarebbe riuscire a fare le gare in giro per il mondo, che bello sarebbe. Il fatto sta che da lì a una quindicina d'anni dopo mi sono trovato con lui a vincere una medaglia d'oro olimpica. Io ti voglio chiedere una cosa, Walter, e poi ti passo la palla. Parlavo con Giancarlo Fisichella, che tu hai conosciuto, no? Sì, certo. Stavo parlando con lui e dicevo, stavamo in bicicletta insieme, ma roba di l'altro ieri, 3 giorni fa, e dicevo, gli ho detto, guarda che il VO2 max dei fondisti, cioè io parlavo di una persona che io conoscevo, che è Mirko Romanin, no? Dicevo 80, e lui dice 80, esagerato, ma ti ha detto una stupidaggine. Mi dici una cosa, Silvio, proprio per questa caratteristica di usare tutti i distretti muscolari nello sci di fondo, no? E il cuore sempre elevato ad altissime soglie, mi dici i valori medi di un professionista sono tutti ciclisti, certo, quindi i valori medi io posso dirti, tanto ormai non ho più niente da nascondere, non faccio più l'atleta, quindi no, posso dirti i miei che avevo io.
diciamo, noi avevamo due barra tre centri dove facevamo dei test su un tapis roulant fatto con l'attrezzo specifico, e là ogni tanto variava in base al protocollo che veniva usato, in base allo schierò dello sci con le rotelle, se era più consumato o meno consumato, però io mediamente andavo dagli 88 ai 90. E questi sono parametri talmente al di fuori, no? delle persone dello sport. Se non sbaglio, Froome ha 80, una cosa del genere, 80 e qualche, che già è altissimo dal suo punto di vista. Però dipende sempre il protocollo con cui viene misurato, almeno per quanto riguarda noi. Però, insomma, a livello proprio dello sci di fondo si ha proprio alti, perché mi spiegavano, proprio perché i distretti muscolari, certo, sono a 360 gradi. Esatto, è completamente sulla bicicletta e sulla parte inferiore che lavora e che fatica. Mentre noi parti se riesci, spingi dai muscoli delle orecchie fino al polpaccio. No, fagli la domanda tu, Walter, dopo me lo riprendo io, perché averlo qua per me è un onore, quindi vai. No, più che una domanda è una curiosità. Io ho avuto modo diverse volte di fare qualche chiacchierata con Silvio, gliel'avranno chiesto 100 volte qual è il segreto, no, di Sappada. Secondo me, l'ha detto prima Silvio tra le righe, è il fatto che un ragazzino mette gli sci, scende, fa 100 metri e trova Silvio, Pietro, Lisa, che sono proprio lì. Quindi è a contatto diretto, essendo persone molto semplici alla mano, può scambiare qualsiasi tipo di informazione, li può studiare, non è come vederli in televisione. Quindi, al di là dell'impegno che ci mettono i camosci, eccetera, secondo me essere proprio a contatto, come diceva Silvio, è un qualcosa che ti dà di più. Faccio un esempio, parlavo recentemente con diversi allenatori di ragazzini del campionato carnico. Il timore è che adesso, perdendo un anno e perdendo in un altro, un ragazzino che ha voglia di fare perda gli stimoli. Secondo me questo a Sappada non succederà, proprio per il fatto che loro sono molto molto presenti ad aiutare. Può essere una chiave, un punto di vista condivisibile? Ma diciamo che il segreto di Sappada ha diverse facce, dalle varie amministrazioni che sono passate, che hanno sempre creduto nella pratica sportiva, alle associazioni che lavorano in maniera impeccabile, all'avere la fortuna di avere nel proprio territorio, come detto te, Walter, delle figure che possono essere da esempio per le giovani generazioni, un po' come è successo, come quello che ho detto prima, con Murillo. L'avere un esempio davanti e il vedere che il tuo magari vicino di casa, anche se ha 30 anni più di te, è riuscito ad arrivare a quei livelli, come mi sono fatto io la domanda, ma se c'è arrivato lui, perché non posso arrivarci anch'io? E così tanti giovani atleti hanno questa possibilità in una località dove purtroppo non c'è l'atleta trainante. Questa cosa viene meno e molto più difficilmente si crea una continuazione di atleti di alto livello. Bene, è una cosa importante, e dopo ti lascio perché già ti ho strappato in questo momento, no? Che i mondiali sono alle porte, per me già è stato un sogno averti qua, e è stato bello sicuramente anche per tutti quelli che ci stanno vedendo adesso. Io voglio concludere una cosa con te, Silvio. Abbiamo dedicato tanto spazio a Sappada proprio perché la prossima puntata si parlerà di carne e turismo anche in carne dall'altra parte. E tu mi hai raccontato, e mi raccontasti quel giorno, di uno sguardo che c'è stato tra te e Bjørn Dæhlie,
su quella montagnetta, quindi mancavano circa 500 metri. Io ti posso assicurare che me la rivendo proprio questa cosa ogni giorno, perché è talmente una spremuta di sport quella cosa, che io quando ne parlo mi vengono i brividi, perché stiamo parlando di Bjorn Medeiri, uno che aveva vinto tutto quello che c'era da poter vincere in quello sport, che era la leggenda di quello sport in quel momento a fianco a te. Mi dici che cosa è successo in quegli attimi prima che tu ti mettessi lì davanti a dargli talmente forte da non riuscirlo fare uscire? Ma diciamo che, come ho detto anche nella nostra scalata alle sorgenti del Piave quest'estate, la gara io l'ho vinta in quel momento, non l'ho vinta tagliando il traguardo o nel rettilineo finale, perché diciamo che l'obiettivo suo qual era? L'obiettivo suo era il cercare di staccarmi il prima possibile, perché avevano paura di arrivare in volata con me, perché anche se uno proprio non è più forte, però può succedere di tutto in una volata, può succedere di tutto negli ultimi 100 metri. Quindi l'obiettivo loro era quello di staccarmi il prima possibile e di fare una carrellata davanti al loro pubblico. Ricordiamo che in quella gara là c'erano 200.000 spettatori, di cui credo 150.000 norvegesi. C'era il re di Norvegia, la regina di Norvegia, tutto il Parlamento schierato. Per loro la gara delle Olimpiadi di Lillehammer non era lo sci alpino, non era l'hockey, non era lo skeleton, era la staffetta 4x10 maschile. E in quei 10 chilometri ha fatto di tutto per riuscire a staccarmi. Il mio obiettivo invece era il contrario, era quello di riuscire a star lì attaccato fino alla fine e giocarmi poi la volata. Nell'ultima salita, utile per lui, che ha fatto in una velocità incredibile, mi vengono i brividi ancora adesso se ci penso alla velocità che abbiamo affrontato quella salita, è arrivato in cima, si è girato per un attimo per vedere se mi aveva staccato, io ero lì attaccato dietro di lui. A quel punto, come succede nel ciclismo, si è fermato perché sicuramente demoralizzato. Io cosa ho fatto? L'ho affiancato, l'ho guardato negli occhi, in quel momento ho visto, ho capito la sua paura, e loro hanno fatto una cosa che voi che barcate o che mangiate ciclismo 365 giorni all'anno mi direte: non si tira la volata a un avversario. Io invece ho fatto esattamente quello. Sono passato avanti. È vero che il ciclismo, lo sci di fondo non ha le velocità del ciclismo, e quindi la scia c'è, ma è molto meno importante. Ma io ho fatto esattamente quello. Io sono passato avanti, ma perché volevo fargli capire: attenzione, hai cercato di staccarmi per 9 km e 500 metri. Non solo non ce l'hai fatta, ma ti faccio vedere che sono in grado di andare davanti e di tirarti la volata. Io credo che in quel momento con quell'azione annientato, e io la mia gara l'ho vinta in quel momento là. Ecco, io volevo proprio finire qua l'intervista con te, parlando di questa cosa che ha fatto il giro del mondo e raccontandola un po' più nell'intimo. E io ti giuro, andavo su in bicicletta e quando l'ha raccontata io continuavo a pensarci. Invece metterti davanti lì, adesso te la tiro io la volata, prova a passarmi avanti. E quella è stata una superiorità incredibile da parte di un atleta, però hai fatto una cosa, da parte dell'Italia ti sei messo lì davanti e le hai sderenati tutti, proprio davanti ai loro occhi, alla regina, il re e tutto il loro ministero, come direbbe Benigni. Io ti ringrazio, Silvio, per quello che grazie a voi hai fatto venendo qua, e salutami Sappada, digli che stiamo ritornando, perché tanto ritorneremo, e spero che vedendo questo video e anche vedendo questa morfologia di questo straordinario paese ricco di campioni, tutta la gente possa venire lì quest'inverno per popolare anche il vostro turismo, le vostre aziende, perché meritano tanto tanto tanto, basta sentirti parlare.
Ti ringrazio per le tue parole, ci vedremo sicuramente questa estate e ti ringrazio anche per quello che stai facendo a livello turistico. Prima hai fatto un passaggio che a me è piaciuto molto, per quello che stai facendo a livello turistico per la Carnia e per Sapada. Perché Sapada c'è un piccolo ha un po' di diciamo rivalità, perché Sapada è Friuli ma non è Carnia, e quindi ci vedremo sulle salite di Sapada. Beh, allora io ti ringrazio, ci vedremo senz'altro sulle salite di Sapada, però per me Sapada è Friuli, e quindi è una cosa molto molto importante, perché io sto in Friuli, opero in Friuli, e in questo momento Sapada è Friuli e io lavorerò sempre per Sapada, perché è una in questo momento delle perle del Friuli, del quale il Friuli se ne deve fregiare e non avere competizioni. Va bene? Complimenti ancora, un abbraccio grande, grazie, grazie Silvio, grazie, ti saluta anche Walter. Silvio. Ciao Walter, ciao Silvio, ciao ciao ciao, bacio a Sapada. Bene, Walter, siamo arrivati non lunghi, lunghissimi, sono le 8, però sinceramente non me ne fotte una minchia, perché sinceramente parlare con queste persone che hanno scritto la leggenda dello sport in Italia meritava, quindi meritava parlare con te, e la prossima puntata io ti chiamerò ancora, perché si parlerà di Carnia in particolar modo. Una cosa che ci tenevo a dire, proprio perché poi me l'hanno ricordato dopo, me l'hanno ricordato loro, anche se io me l'ero scritto qua, quando si parla di Carnia, si parla anche... Tu dove stai abitando adesso? Io sono nell'altra terra di Campioni, io sono a Paluzza, quindi... Tu stai a Paluzza, giusto? Sì, a Paluzza. A Paluzza? Apro la finestra, ho la casa di Giorgio Di Centa davanti. Scusa se poco, però Giorgio Di Centa è un grandissimo ciclista, e Emanuela Di Centa anche l'ho vista tante volte quando sono passato in bicicletta a allenarsi. Insomma, Giorgio e Emanuela Di Centa sono proprio la leggenda della Carnia nello sci di fondo, come dall'altra parte Silvio Fauner, Pietro Pillercotte e tanti di questi nomi che tutti abbiamo sentito nel nostro immaginario vengono proprio da quel lembo di terra lì, che si distanzia 15-20 chilometri, e invece stiamo parlando proprio a livello mondiale di tanta, tanta, tanta roba. Quindi io intanto ti saluto, saluto la Carnia, saluto te, e ti dico sempre sto tornando in qualche maniera, e tornerò. Ci vediamo alla prossima puntata, per la terza puntata per quanto riguarda il Friuli, che parlerà di Carnia in particolar modo, con tutte le sue usanze, tradizioni e tante cose. Oggi siamo andati lunghi, però ti ripeto, lo meritavo. L'ultima battuta per te e poi ci salutiamo. È stato veramente un piacere, perché a parte che ogni volta che tu esalti la mia terra a me fa piacere, oggi in maniera doppia, perché esaltavi Sapada, che è la mia seconda patria, quindi sarò presente più che volentieri ogni volta che mi chiamerai, come da nostra insomma abitudine, lo sai. Va bene, intanto ti mandi, vedi? Lo vedi? Io ti saluto con un'altra volta, cazzarola, Patrick Martini ha salutato con mandi e ho tagliato, è stata una stronzata incredibile, perché mandi viene conosciuto, e cercherò di farlo conoscere sempre di più, perché il mandi è qualcosa di straordinario. Insomma, la tradizione vuole che sia proprio il significato nelle mani di Dio. Quindi significa metterti proprio nella grazia del Signore che ti protegge, che ti protegga sempre. È uno dei saluti più belli da parte del popolo friulano, che è il mandi. Grazie a tutti voi. Intanto c'è qualcuno che ci saluta anche da Parigi. c'è qualcuno che mi saluta... Così, come vediamo un po' tutti quanti, e viene da Roma, ciao mostro, ma anche lui saluta con mandi mandi. Un abbraccio a tutti quanti e ciao, salutami la famiglia e video delle Carnie. Assolutamente sì. Ciao, mandi. Ciao a tutti.